la parola per la seconda parte della presentazione va adesso a Giovanni Galli, che come tutti saprete è stato professore di storia nelle scuole superiori di Arezzo. La parola a Giovanni Galli. Grazie e buonasera a tutti. Mi riallaccio prima di tutto a quello che diceva Sacchetti quando parlava della celebrazione del 4 novembre, va bene, e proprio in quella circostanza, durante quei festeggiamenti, si cercò di mettere tra i martiri o quelli che avevano lottato per la grandezza dell'Italia anche i fascisti che erano caduti nei vari scontri. Non l'ho detto, ha ragione. Per una curiosità, perché volevo aggiungere una curiosità. Entrando nell'istituto di ragioneria da Piazza del Popolo, sulla parte destra della porta c'è una lapide con tutto l'elenco degli studenti di ragioneria morti nella Prima Guerra Mondiale. Nell'elenco troviamo anche il nome di Roselli. Va bene. Già quindi quella lapide è proprio del 23, no? Quindi quella lapide conferma quello che stavi dicendo prima tu, no? Che proprio si mettono tutti insieme perché si vuole mettere in evidenza la continuità del fascismo con la Grande Guerra. Anzi, dopo si arriverà addirittura a metterci anche Risorgimento, Grande Guerra e fascismo, tutto insieme. Poi, venendo ora al libro, prima di tutto il libro è sicuramente un testo che ci fa vedere come si è radicalizzato il fascismo nella nostra regione, in Toscana. Va bene, quindi è uno studio molto attento, con una documentazione vasta e ben esaminata, e poi c'è anche una capacità, di rielaborazione storica molto, molto interessante. Vabbè, questi aspetti generali, del libro, oltre che l'affermazione del fascismo in Toscana, ci sono poi altri aspetti, no? Che interessanti da un punto di vista generale. Per esempio, il tema della violenza, proprio che ritorna continuamente, che spiega non solo il 1921, va bene, ma anche gli anni successivi, e la violenza in politica, così come viene attuata dai fascisti, è una novità, nel senso che la violenza c'è sempre stata nella storia. Però adesso proprio si elabora tutto un pensiero in cui la violenza in politica, cioè l'uccisione dell'avversario, è un atto politico giusto, va fatto se è necessario. Ecco, quindi il tema della violenza che spiega moltissimo nella vittoria, del fascismo in Toscana e in altre parti. E poi c'è il tema anche dell'adesione, come è stato accennato, delle classi dirigenti, delle vecchie classi che avevano governato la Toscana, e la destra, i liberali. Questi a un certo punto proprio decidono di appoggiare il fascismo. Ci sono sicuramente delle motivazioni. Bene, quali potrebbe essere una? Quella solita, no? Avevano paura della rivoluzione pluritaria, avevano paura del comunismo, eccetera. Sì, ma al di là di questa paura c'è qualche cos'altro che viene messo in evidenza appunto da Giaconi: è la consonanza nel modo di pensare di questa destra e di questi gruppi, insomma, che avevano dominato la politica toscana, con il fascismo. Cioè vedono nel fascismo non solo uno strumento, ma tutta un'ideologia, un modo di pensare, un progetto politico che a loro tutto sommato piaceva, e con questo progetto politico avrebbero potuto riacquistare anche quel prestigio
che in parte avevano perso nel dopoguerra con tutti i cambiamenti che il dopoguerra ha portato, compreso appunto la nascita, cioè lo sviluppo di un partito socialista, le lotte operaie, le richieste diciamo dei lavoratori, dei contadini, eccetera. E quindi insomma, questo mi sembra diciamo importante, ecco, sottolinearlo in generale. Va bene. Ecco, poi andando al testo in particolare, ecco, cerchiamo ora di vedere alcune parti di questo testo, alcune diciamo parti significative. Prima di tutto viene messo in evidenza il protagonismo della Toscana, che era già stato segnalato da Chiurco nel suo libro, e su questo ci aveva indovinato, su altre cose forse no, ma su questo aveva... Ecco, cioè, proprio la Toscana è importante nell'affermazione del fascismo in generale, non solo in questa regione, ma diventa poi anche un modello, e poi dalla Toscana, dal fascismo toscano, vengono fuori numerosi personaggi importanti nella guida del partito fascista, sia in questi primi anni che poi anche al momento della Repubblica Sociale. Bene. Ecco, che la regione toscana sia stata una delle più fasciste, ecco, viene sottolineato accennando ai numeri dei votanti, alla presenza di uomini toscani nel partito, in Parlamento, e poi la cosa insomma, che potrebbe un po' renderci curiosi, poi alcuni nomi, no? Per esempio Renato Ricci. Questa è una biografia veramente interessante. Ecco, chi vuole un po' studiare il fascismo dovrebbe un po' seguire le vicende di Renato Ricci, oppure di Giunta, che è un fiorentino, Francesco Giunta, che è vice segretario della presidenza diciamo del Consiglio, poi farà una carriera politica. Poi vorrei anche ricordare il nome di Guido Buffarini Guidi. E soprattutto mi ha incuriosito il nome di Lando Ferretti, va bene, che inizialmente è soltanto un addetto stampa del Consiglio dei Ministri, poi dopo fa una certa carriera e diventa presidente del CONI e diventerà uno dei teorici più importanti del pensiero fascista per quanto riguardava l'utilizzo dello sport nella formazione, educazione diciamo del nuovo italiano. Un altro elemento che viene messo in evidenza è la capacità originaria diciamo di crescita che il fascismo toscano avrebbe mostrato senza bisogno di aiuti da altre parti. Cioè il fascismo toscano è nato e cresciuto qui in Toscana, con Firenze credo che sia al centro di tutto. Va bene. Per quanto riguarda Arezzo, forse non mi sembra che si possa parlare di una capacità diciamo autonoma di crescita, e perché in realtà il fascismo ad Arezzo viene portato dall'esterno, insomma sono le squadre fasciste che arrivano da Firenze e poi trovano accoglienza, trovano qualche gruppo qui ad Arezzo, però Arezzo mi sembra insomma che non aveva queste capacità di originare un po' un suo fascismo particolare. Un altro aspetto molto interessante che mi ha proprio incuriosito, ecco, è l'esame che Giaconi fa dei mutamenti all'interno del partito fascista in seguito proprio alla sua trasformazione in sociale. Cioè il fascismo dell'inizio, poi nel giro di poco tempo, nel 21 e poi ancora di più nel 22 e 23, si trasforma al suo interno da un punto di vista sociale, e intanto da movimento armato indisciplinato si trasforma in un elemento diciamo di conservazione, un elemento di ordine, che contribuisce a creare quell'ordine in doppio petto, come è stato accennato poco fa,
che riporta in prima fila proprio quelle forze conservatrici, quelle forze, quelle establishment locali, che poi diventa anche un motivo di attrito con i vecchi, con i primi fascisti. Quando parleremo insomma del dissidentismo all'interno del fascismo, la ragione principale, una delle ragioni diciamo di questo dissidentismo, è proprio nel contrasto tra i nuovi arrivati, che sono numerosissimi, soprattutto dopo il 22. Ad Arezzo ci fu un aumento numeroso dopo i fatti di Renzino, no? Come sì. Reazione, propaganda, eccetera. Non a caso. Sì, non è, sì. Va bene. E poi possiamo dire che proprio la ricerca di Andrea è proprio una ricerca proprio originale proprio su questi processi politico-sociali che intervengono nel fascismo toscano negli anni successivi alla marcia, cioè tra la conquista diciamo fascista del potere nell'ottobre del 22 e poi la costruzione del regime, che è il punto di termine, no? Cioè alla fine del 25, l'inizio del 26, quando inizia la costruzione del regime reazionario di massa. Poi sono individuate numerose peculiarità del fascismo toscano, va bene? Possiamo dire anche del partito fascista toscano, che cerca in qualche modo di controllare, regolare queste particolarità, diciamo, della regione, perché la Toscana è una regione costituita da realtà molto diverse e in quel momento c'era una Toscana ancora fortemente agricola, ma c'erano alcune parti della Toscana che raggiungevano un livello di industrializzazione, quindi di presenza di operai molto alto, e la Toscana, diciamo, quella striscia, diciamo, che va da Livorno verso La Spezia, va bene? Quindi una regione con realtà molto diverse che offrono, diciamo, occasioni di crescita di un partito fascista diverso nelle varie zone. Il partito cerca di normalizzare, controllare questo processo, e ecco l'altro elemento importante del libro è questo ritorno e discorso del partito. Il partito che cerca di essere protagonista, di controllare, eccetera. E possiamo dire che alla fine si dimostra incapace, ecco, di svolgere completamente la sua funzione, però è un partito che insomma è presente, interviene, insomma ha veramente un suo peso. Poi andando avanti possiamo anche sottolineare gli aspetti che accomunano i vari fascismi, diciamo le diversità, diciamo, dei fascismi della Toscana, però accanto a queste diversità c'erano anche tratti comuni che sono messi in evidenza, e in particolare un tratto comune è il contributo che tutti i fasci toscani danno alla marcia. I marcianti, diciamo, che vanno a Roma sono tantissimi. E non, mi sembra che siano circa i 2/3 dei marcianti a Roma, di quelli che fanno la marcia a Roma, sarebbero toscani, grosso modo. Comunque è un numero veramente, diciamo, io ho appuntato questo numero, no? 14.000 toscani che vanno a fare questa marcia. Poi sono indicati anche, diciamo, chi sono questi marcianti. La maggior parte sono ex combattenti e studenti. Va bene. Poi si aggiungono anche lavoratori delle industrie, lavoratori della terra, e infine anche impiegati, insegnanti e professionisti. E in genere, almeno nel mio pensiero, invertivo un po' la composizione. Cioè pensavo che gli impiegati, insomma la piccola e media borghesia costituisse il numero prevalente, invece vediamo che sono altri. Va bene. Poi sono studiate, anzi raccontate, ecco, alcuni casi particolari di questi gruppi che vanno a Roma, no? E è messo in evidenza il caso di Pisa, va bene, che è la prima città che addirittura con 3
Legioni si porta a Roma i suoi mercianti, tre, che occupano, mi sembra, Marinella, sì. Santa Marinella, sì, vicino ad Ostia. Occupano, pronti poi per entrare, diciamo, in città. Va bene. Arezzo, con Alfredo Frilli, che è il fondatore e anche il segretario del fascismo aretino e anche in questo momento anche il federale, ecco, invia un primo gruppo, diciamo, di fascisti la sera del 27, va bene, e la mattina successiva parte un altro scaglione di fascisti per Roma, anzi per Mentana, dove si dovevano mettere al servizio di Igliori, mi sembra, va bene, Igliori, sì. Viene sottolineato poi un fatto molto importante, che questa marcia su Roma è accompagnata da tante altre marce che vengono fatte nelle varie città, nei paesi di campagna, perché i fascisti cercano di prendere, diciamo, il controllo della regione. Questo era stato fatto anche dallo stesso Ricci, che prima di andare a Roma con i suoi... cioè, invece di occupare Roma, pensò bene di occupare Massa Carrara e poi il territorio, diciamo, della zona, perché voleva controllare tutto quanto. Sì. Quindi ci sono queste marce locali, che però sono marce alle quali la popolazione era ormai abituata. C'erano state tante altre marce, anche qui ad Arezzo, va bene. Soprattutto Arezzo aveva visto ondate, diciamo, di squadristi fascisti che vennero a vendicare la Domenica di Sangue, cioè l'uccisione di tre fascisti a Renzino, e poi seguita poi però dalla fuga di tutti i fascisti da quel camion che si era fermato, bene, dopo aver occupato per un giorno Fogliano e dintorni, eccetera. Ecco, l'uccisione di questi tre e la fuga, quindi la sconfitta in qualche modo dei fascisti, provocò una serie di ondate, diciamo, di squadristi da tutta la Toscana, va bene? Ma anche le altre città erano ormai un po' abituate a queste occupazioni, arrivo, diciamo, queste di gruppi fascisti che occupavano le piazze, eccetera. Quindi si trattò di una vasta mobilitazione per la marcia su Roma, va bene, che aveva però dei precedenti, diciamo, importanti. Perché il successo? Ecco, ci dà una spiegazione, delle spiegazioni molto interessanti, no? Il successo di questa grande massa, diciamo, di toscani che vanno a Roma, no? E prima di tutto vanno sempre ricordate le brutalità delle squadre fasciste, va bene. Poi va ricordata la sconfitta ormai che c'era stata delle opposizioni, va bene? E infine, diciamo, la connivenza, anche in questo caso ci vuole la connivenza, l'aiuto, diciamo, delle prefetture, insomma, degli organi, diciamo, dello Stato, insomma, no? Va anche ancora ricordato il sostegno da parte della... diciamo degli agrari, degli industriali della Toscana, no? Che sostennero anche in questa occasione, probabilmente anche finanziario, no? Comunque ci fu il loro appoggio, che fu una cosa molto importante, va bene? Quindi le stesse forze conservatrici in qualche modo favorirono, sostennero, diciamo, questa manifestazione. Quindi fu una manifestazione, diciamo, non così di gruppetti così disbandati, ma fu una cosa, diciamo, molto molto importante e pesante, no? E d'altra parte queste forze conservatrici, i vecchi ceti dominanti, vedevano ormai nel fascismo come l'unica soluzione per porre fine alle agitazioni e poi, ripeto, per riaffermare il loro predominio nella società, nella politica, predominio che si stavano perdendo notevolmente.
Bene, poi ci furono, diciamo, sì, dei contrasti, dopo la marcia su Roma ci furono dei contrasti tra i fascisti proprio anche abbastanza forti, no? E le cause furono, sì, probabilmente delle controversie personali, fatti personali, oppure fatti per motivi politici, ma soprattutto questi contrasti erano dovuti ai, diciamo, ai rapporti difficili tra i vecchi fascisti, quelli prima della marcia, e tutti quelli che stavano arrivando e che venivano chiamati appunto gli opportunisti. Si potrà giungere ad una pacificazione quando si raggiungerà, diciamo, un compromesso tra i vecchi ceti dominanti e poi le nuove gerarchie del partito fascista, con una conseguente emarginazione di quella parte del fascismo che si richiamava continuamente al primo fascismo, che era un fascismo rivoluzionario e che voleva cambiare tutto e farla finita con tutte le vecchie classi dominanti. E, i legami massonici, no? In questo primo fascismo, va bene, si parla di legami massonici, e probabilmente ci furono nel primo fascismo. Va bene. Per quanto riguarda d'Arezzo, ho dei dubbi che ci fossero stati dei legami massonici, in quanto la massoneria aretina era legata prevalentemente ai socialisti, che furono i primi appunto ad essere, diciamo, perseguitati, danneggiati, eccetera. Ecco, per quanto riguarda il ritorno da Roma, ecco, vi inviterei a leggere quelle pagine che sono molto, molto curiose e fanno vedere proprio la disorganizzazione in questo ritorno da Roma, comprese le vicende che toccano, di cui sono protagonisti, diciamo, gli aretini che ritornano da Roma e non ci sono vagoni per loro, quindi li mandano a Perugia. Poi a Perugia devono aspettare, mi sembra, 7-8 ore per trovare un treno che li portasse a Sansepolcro, e poi da Sansepolcro ad Arezzo, solo che questo treno ad un certo momento deragliò. Insomma, questo gruppo di aretini che erano andati a Roma riuscirono a rientrare ad Arezzo il 4 novembre, mi sembra. Vabbè, facevano prima a piedi, insomma. Marciatori. Ecco, poi andando ancora avanti, ecco, molto interessanti sono le pagine dedicate alle due elezioni, soprattutto all'elezione, diciamo, per le elezioni amministrative, insomma, le elezioni comunali, no, del 23, e poi le elezioni politiche del 24. Proprio queste elezioni amministrative sono particolarmente importanti, sono perché sono le prime elezioni fatte nel ventennio fascista, va bene? E sono importanti anche perché con queste elezioni si aprì le porte delle amministrazioni comunali al fascismo, va bene? Vediamo soltanto le vicende aretine che ci possono aiutare capire anche le vicende di altri comuni. Ecco, qui ad Arezzo, va bene, la situazione era praticamente questa, no? Che fu impedito ai socialisti e anche ai comunisti di presentare le loro liste, va bene, riuscirono a presentare le loro liste soltanto il Partito Popolare, però dopo il primo turno si ritirarono anche loro e quindi i 40 posti del Consiglio Comunale andarono tutti quanti ai fascisti. Vabbè, elessero un loro sindaco, il dottore Fiumicelli, vabbè, che aveva una maggioranza, diciamo, totale, però questi fascisti non andarono d'accordo tra di loro, per cui neppure un anno e mezzo circa dopo dovette dare le dimissioni. E per quanto riguarda invece i risultati, diciamo, a livello regionale, diciamo, possiamo dire che i comuni in cui si furono fatte le elezioni, va bene, diciamo, 9 su 10 andarono, diciamo, ai fascisti, e quindi
ci fu una presa di potere, diciamo, dei comuni molto, molto importante, e questo suscitò di nuovo contrasti tra i vecchi fascisti e i nuovi arrivati che rivendicavano una parte, diciamo, importante del potere locale. Per quanto riguarda poi l'anno successivo, ecco, il listone fascista, e accompagnato da una lista bis, sempre fascista, praticamente prese una stragrande maggioranza, quindi furono elezioni favorevoli completamente al fascismo, mentre i partiti di opposizione non ottennero nulla. Ecco, il 23 fu anche l'anno in cui si registrano ancora degli episodi di violenza, soprattutto contro i cattolici, perché è vero che il Partito Popolare esce dalla coalizione che appoggiava Mussolini, e questo rese questo partito un nemico, diciamo, del fascismo. Va bene. Però in occasione soprattutto delle elezioni ci fu una forte guerra al Partito Popolare, che veniva accusato, lo possiamo vedere anche ad Arezzo, che con le vicende aretine, che fu accusato di approfittare della religione per avere appoggi politici, mentre il vero difensore della religione poteva essere lui, il fascismo, perché riconosceva nella religione, nel cattolicesimo, dei valori che sono tipici dell'essere italiano, e quindi noi che siamo patriotti e difendiamo, diciamo, gli italiani, siamo anche quelli che più sinceramente difenderanno la religione. Vabbè, è un ragionamento che facevano e serviva loro appunto per dimostrare di essere i difensori dei valori cristiani, o meglio cattolici, va bene? Andando ancora avanti, possiamo dire ancora, sì, che il 23 appunto fu l'anno in cui inizia questo contrasto con la massoneria, e il distacco della massoneria inizia anche il distacco di una parte della massoneria dal fascismo. 5 minuti? Benissimo. Ecco, bisogna pensare, diciamo, che sì, i contrasti all'interno del fascismo sono forti, ormai le opposizioni non contano più nulla. Nel 23 inizia appunto il distacco della massoneria dal fascismo, bene, e proprio nel 23 viene fatta anche una disposizione all'interno del fascismo sulla incompatibilità tra l'iscrizione al fascismo e alla massoneria. E poi cominciano proprio le prime azioni devastanti delle logge della massoneria in alcune città della Toscana. E si tratta soprattutto delle logge della massoneria di Palazzo Giustiniani, il GOI, no? Il Grande Oriente d'Italia, guidato dal grande maestro Domizio Torrigiani, mentre l'altra massoneria, quella di Piazza del Gesù, insomma, si mostra più benevola, più ossequiente del fascismo, quindi viene in genere risparmiata. Il 23 fu anche l'anno delle prime manifestazioni di un dissenso all'interno del partito fascista, con alcuni personaggi, diciamo, di rilievo a livello nazionale, no? Come Corgini, Misuri e poi Rocca, che crearono proprio una vera e propria corrente di opposizione interna al fascismo, richiamandosi al fascismo delle origini, al fascismo rivoluzionario. I festeggiamenti per il primo anniversario
dettero l'immagine di un fascismo che ormai aveva ritrovato la sua unità attorno a Mussolini. Ci fu anche il famoso tour di Mussolini, no? Che con altri capi del fascismo che partirono da Torino, poi si fermarono a Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, e si parla di numerose folle che osannavano il passaggio di Mussolini e di questo gruppo di fascisti, va bene? Questa era l'apparenza, però di fatto nel 23 continuarono le lotte interne al fascismo, anzi se ne aggiunsero altre, quelle di natura sindacale che meritano proprio di essere studiate, e anche ad Arezzo ci sono alcuni sindacalisti proprio che propongono una visione, diciamo, estremista del sindacato, no? Un sindacato, anzi una specie di sindacato corporativo. Sì. Vabbè, è un discorso interessante proprio perché comincia in questo stesso anno. Nel 24, all'inizio del 24, Mussolini sconfessava, diciamo, tutto il dissidentismo, e questo fece in parte rientrare i dissidenti all'interno del partito in una maniera, diciamo, più obbediente, però un'altra parte costituì un movimento chiamato Patria e Libertà di Misuri e Cargini, che si presenteranno alle elezioni politiche, diciamo, del 24, ottenendo soltanto un seggio in Parlamento, va bene? E ci sono pagine interessanti che raccontano questa torbida campagna elettorale del 24 che portò a quella vittoria, diciamo, che abbiamo detto prima. Il delitto Matteotti, ecco, ci sono delle pagine che descrivono, ecco, proprio la crisi interna al fascismo in seguito a questo delitto, ma soprattutto Sciaconi ci aiuta a capire come, va bene, ci fu, diciamo, una svolta all'interno del fascismo, che questa svolta partì dalla Toscana per superare quella situazione di incertezza, di paura, di quasi di vergogna di essere fascisti in seguito al delitto Matteotti, perché il delitto Matteotti ebbe una risonanza nazionale, anzi internazionale, diciamo così, no? Quindi i fascisti si trovarono in grande difficoltà. E questa ripresa, questa, sì, del fascismo, soprattutto dello squadrismo toscano, che reagì fortemente a questa situazione, ecco, partiva proprio dall'attacco alla massoneria di Palazzo Giustiniani, che aveva fatto una scelta precisa, cioè una scelta a favore, diciamo, cioè si era collocata nell'area dell'antifascismo, dell'Aventino, eccetera, no? E quindi fu la prima ad essere, insomma, in Toscana, insomma, i primi ad essere attaccati furono proprio quelli che erano ritenuti dei massoni, va bene? E fu questo del 24 e poi ancora del 25 fu un anno, diciamo, di forte reazione da parte del fascismo e di azioni squadristiche che si ripetevano nelle varie città, va bene? E quindi tutto questo aiutò a superare quello sbandamento che aveva seguito il delitto Matteotti, e cominciava appunto l'attacco alle logge massoniche e a tutte quelle forze e a quei gruppi che e a tutti quei gruppi, diciamo, che erano legati non solo alla massoneria ma anche all'antifascismo. Ecco, e le pagine di Sciaconi mostrano come il fascismo ebbe un ruolo, il fascismo toscano ebbe un ruolo importante, diciamo, proprio a livello nazionale nel superamento della crisi successiva, appunto, al delitto Matteotti. Il fascismo toscano superò questo sentimento di sfiducia nel governo attraverso proprio l'esaltazione del fascismo intransigente, e poi agitò l'idea di una nuova rivoluzione, o meglio di una seconda ondata rivoluzionaria,
e poi si fece largo al, si dette spazio, diciamo, allo squadrismo toscano, che tra l'altro era ben allenato, insomma, nelle sue azioni. Dietro a tutto questo c'era anche una specie di elaborazione teorica sviluppata da alcune riviste fiorentine, no? Come Il Selvaggio, La Conquista dello Stato e poi anche Le Battaglie Fasciste e altri fogli. Seguirono poi numerose manifestazioni di forza da parte del fascismo provinciale, con grandi adunate nelle varie città toscane, no? Per esempio nel giugno, diciamo, del 24, 10.000 furono gli adunati lì in una manifestazione a Lucca, ad Arezzo. Abbiamo un'altra, sempre nel luglio, abbiamo una adunata di circa 7.000 fascisti che occupano la città, e così in altre. Insomma, il fascismo toscano cercava di dimostrare di non essere assolutamente in crisi, anzi di non avere nessuna intenzione di smobilitare. Va bene. Tutto questo non fa altro che preparare, diciamo, quella che è la manifestazione del 31 dicembre del 24, quando tutto lo squadrismo toscano, guidato da Ricci, da Tamburini, insomma, si radunò in Firenze con una grande manifestazione, discorsi, eccetera, e con il proposito della riconquista della Toscana. Bisognava riconquistare la Toscana al fascismo, va bene? Ecco, e questo porterà, diciamo, alle vicende dell'ottobre del 24, con la notte di San Bartolomeo, quella tra il 3 e il 4, che fu la notte più tragica della città, con uccisioni, devastazioni, diciamo, un po', diciamo, in tutta la città, e poi questo si ripeté anche in gran parte, diciamo, della Toscana. Tutto questo mirava diciamo, non solo a distruggere la massoneria, le logge, eccetera, ma anche quei gruppi antifascisti, diciamo, che facevano parte, non, diciamo, che facevano capo, diciamo, ad un foglio, diciamo, Non Mollare, va bene? Un foglio clandestino che i fascisti avevano individuato e che aveva, diciamo, un seguito notevole nella città fiorentina e forse anche in altre parti, diciamo, della Toscana, va bene? Ecco, per concludere, diciamo che, appunto, dopo queste giornate, appunto, di fiorentine, dopo tutte le azioni dello squadrismo, ecco, iniziò anche a livello, diciamo, nazionale, diciamo, quella rivoluzione legale, mi sembra che venga definita così, cioè quella serie di leggi fatte da Mussolini che tolgono le libertà, la legge sulle associazioni, che praticamente portò alla chiusura della massoneria, la legge sulla stampa, che praticamente pose fine alla libertà di stampa, la legge sugli scioperi, che praticamente proibì lo sciopero, la legge sui sindacati, che praticamente portò all'esistenza di un solo sindacato che aveva l'autorità di poter, diciamo, fare dei contratti a livello nazionale. E veramente, diciamo, chiudiamo così, va bene? Ricordando una definizione che ho trovato indefelice, che mi sembra molto efficace per tutto quello che tutte le vicende che avvennero, le vicende di violenza da parte dello squadrismo toscano e fiorentino. E De Felice parla di bestiale violenza del fascismo toscano, che confermò il suo triste primato di più feroci tra quelli della penisola, da quelli dell'Italia, insomma, no? Ecco, alla fine di tutto questo c'è, appunto, tutta questa legislazione. E poi nell'anno successivo, nel 26, le leggi fascistissime che portano alla costruzione di un regime dittatoriale di massa, mi piace ancora il termine di massa,
con tendenze totalitarie anche, va bene. E sì, a questo punto diciamo dovrebbe iniziare un altro capitolo da affidare al nostro Andrea, e cioè che cosa fanno le opposizioni. Sono state sconfitte, i loro capi sono fuggiti tutti all'estero per poter salvare la vita, e, però rimane una vasta parte della popolazione che aveva appoggiato questi partiti di opposizione, che in qualche modo rimane collegata, conservano queste idee, rimane insomma un substrato, un humus, dal quale nel 43 potrà essere ricostruita, diciamo, la resistenza al fascismo, e poi anche tutto quello che porterà alla nostra Costituzione, nella quale sì, i toscani dettero anche lì un notevole contributo. Grazie della vostra attenzione. Grazie a Giovanni Galli. Il quadro generale, prima le coordinate tracciate da Sacchetti, sono state arricchite con un'analisi dei fatti a livello locale. È emerso ed emerge come sia sbagliato guardare al fascismo come ad un monolite, sia prima di questo periodo sia dopo. Completamento di quanto ha detto Giovanni Galli: non solo in un consiglio comunale di Arezzo composto da 40 fascisti su 40 cadde la giunta fascista del dottor Fiumicelli, ma qualche mese dopo, con l'instaurazione di un prosindaco, un geometra, mi sembra Bruni, e qualche tempo dopo addirittura si arrivò al commissariamento, cioè fu sciolto il consiglio comunale, quindi 40 fascisti non decido. Poi sono note le lotte tra le due fazioni capeggiate da Frilli, che è stato ricordato qui, era un segretario, uno dei primi segretari, e Dario Lupi, che invece fu la fazione vincente, che ebbe un futuro.